Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video di video assaggi da rubrica che viene in onda ogni sabato alle 16 qui sul mio canale e dove io vado ad assaggiare roba strana. E vi ricordo come sempre che gli assaggi che vado ad assaggiare sono quelli che votate ogni lunedì nel mio sondaggio che faccio nel mio profilo Instagram. Mi raccomando, andatemi a seguire Piero_Live. Allora ragazzi, che cosa avete votato questa settimana? Questa settimana avete votato questo. Volevo ancora ricordarvi che in questo periodo sto facendo un assaggio di un prodotto orientale e di una bevita internazionale. Quindi eccole qua. Io inizierei subito con questa carotina molto pucciosa, molto carina, che si chiama Yakinin Carrot. Non è altro che del riso soffiato con lo zucchero. C'è scritto che questa si può utilizzare sul gelato o addirittura come cereali al mattino. Mi sono molto curioso. Mi dispiace un po' aprirla perché veramente, guardate che bella ragazzi, molto molto carina. Eccola qua. Andiamo ad aprirla. Ah, è sigillata, devo tagliarla. Chiedo scusa, prendo la forbice. Però mi dispiace tagliarla perché è veramente, veramente pucciosa. Ok, l'ho tagliata. Odore? Riso, semplicemente riso. Faccio vedere. Ho fatto danno, ragazzi! Oh no! No! No, mi tocca ripulire! E dopo aver pulito il disastro che ho fatto, siamo pronti con l'assaggio. Ecco, si presenta letteralmente così, classico riso soffiato. Quindi andiamo subito ad assaggiarlo. No! Com'è? È semplicemente, avete presente il riso del chi dei cereali? È quello ma con lo zucchero. Ma speciale, mo stai mangiando con tutto il cuore. Bravo per davvero. Diamogli comunque un voto a questo, nonostante il disastro che ho fatto. Vi ricordo che i miei voti vanno da 0 a 10, io gli darei un 4, perché è buono, però cioè è semplicemente riso soffiato con lo zucchero. Questo è meglio che lo metto sulla scrivania, perché sennò faccio danno, poi ho già fatto danno, non voglio fare danno un'altra volta. Passiamo adesso alla bibita, questa è la Ohana Punch Original, è una bibita americana al gusto di... Sto cazzo, non c'è scritto. A me il punch piace, quindi è fruttato. Quindi andiamo ad aprirla. Non l'ho messa neanche in frigo, Odore? Odore di pompelmo. A me piace il pompelmo. Odore pompelmo, pompelmoso. Quindi adesso andiamo ad assaggiarla. Cin cin. No! Com'è? Allora, non è male. Mi piace assai, assai. Non è frizzante? Sa un po' di pompelmo, un po' di arancia, un po' di fragola e anche un po' di mandorla. Buona però, buona, buona, buonissima. Bene, speciale. Poi c'è il piccantino. Cosa c'è? Un pepareggio. Buono per davvero. Allora diamogli un voto a questa bibita. Come sempre i miei voti vanno da 0,5, gli darei un 5. Magari se era fresca di frigo era ancora più buona. Ebbene ragazzi, anche per questa settimana il video assaggio è terminato. Io vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, seguitemi ogni lunedì nel mio sondaggio che faccio in Instagram, Piero_Live, e votate quale assaggio devo assaggiare per la settimana. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo settimana prossima per un altro nuovo video assaggio. Ciao!